Incontra Luca Casini, direttore commerciale di V-Valley. Il 25 gennaio del 2011 è partita l'avventura V-Valley, distributore a valore all'interno della compagine Esprinet, fase 1.0. La fase 2.0 di V-Valley parte il 25 ottobre del 2012 con l'iniziativa V-Track con IBM, quindi distributore a valore che si affianca ai partner per la generazione del business. A che punto siamo e come sta evolvendo il discorso V-Valley? Allora, come giustamente dicevi tu, 25 gennaio 2011 V-Valley 1.0, 25 ottobre 2012 V-Valley 2.0, evento presso il forum di IBM a Segrate, a Milano, con il V-Track di presentazione. Il V-Track rappresenta il primo passo concreto della nuova strategia di V-Valley, una strategia che ricordo essere aggiuntiva, non sostitutiva, che è quella di affiancare il rivenditore e il vendor nel processo di generazione della domanda presso l'utente finale. Cosa stiamo facendo? Stiamo per esempio predisponendo un'offerta di seminari e comunque di corsi di formazione per i rivenditori al fine di poter andare a vendere poi soluzioni che risolvono problemi reali delle diverse figure professionali che stanno all'interno delle aziende. Oggi, cerco di spiegarmi meglio, oggi l'interlocutore per il rivenditore di soluzioni di data center o comunque di information technology in generale non è più solo l'IT manager, ma molto più spesso diventa il direttore finanziario, il direttore amministrativo, il direttore del personale, l'amministratore delegato. Perché? Perché le nuove sfide dell'information technology vanno ad aprire problematiche quali ad esempio la delocalizzazione dell'informazione, la dematerializzazione dell'informazione, il cosiddetto bring your own device. Abbiamo anche problemi che vengono introdotti di sicurezza e quindi oggettivamente non si parla più di problemi di spazio su disco, problemi di finestre temporali di backup e quant'altro, cose che rimangono comunque importanti, ma che in qualche modo non risolvono quello che è la problematica di queste figure professionali. Serve quindi un salto di qualità, si deve andare a parlare di problematiche di privacy, si deve andare a parlare di rischi legati alla fuga di notizie, rischi legati alla distruzione dei dati e relative conseguenze. Ecco, V-Valley nell'ottica della 2.0 sta predisponendo un offering di formazione e comunque di eventi per gli utenti finali, sempre e solo insieme ai rivenditori e in nome per conto dei rivenditori, da portare sul mercato per aiutarli nelle vendite. Abbiamo visto quindi quali trend state osservando, ecco, se c'è qualche altro fenomeno e dinamica che osservate che il distributore a valore deve tenere presente. Allora, le dinamiche sono sulla bocca di tutti, il discorso del cloud è un discorso da tenere comunque in considerazione perché implica sicuramente dei cambiamenti nel ruolo del rivenditore e nel ruolo del distributore, o meglio, più che nel ruolo, nelle modalità con cui fa business. Il ruolo, ricordiamoci che il ruolo del distributore e il ruolo del rivenditore è comunque un ruolo di consulente, si rivende prodotti, rivende soluzioni, ma alla fine della fiera il nostro ruolo è un ruolo di consulenti, è un ruolo di commerciali e quindi il nostro ruolo non cambia. Quindi cloud sicuramente, ma il cloud introduce problematiche o opportunità per quanto riguarda sicuramente il mondo data center, il mondo della security, il bring your own device e quant'altro. Questi sono i trend che osserviamo in questo momento, ma altri trend sicuramente molto importanti sono quelli legati all'utilizzo dell'informazione. Abbiamo sempre di più una quantità ingente e incrementale di informazioni
o perlomeno di dati, dobbiamo trovare strumenti che ci aiutino a trasformare questi dati in informazioni realmente fruibili e di correlare eventi che generalmente sono molto distanti dalla nostra mente. Parlo ad esempio di soluzioni di analytics, soluzioni di data mining. Questo è un altro trend sicuramente molto, molto importante. Di recente avete portato a bordo nel vostro portafoglio l'offerta di Fujitsu Technology Solution. Può commentarmi questa acquisizione? È un passo piacevole da una parte e dovuto dall'altra. Perché? Perché V-Valley si propone come distributore di infrastruttura, distributore comunque di tecnologie per il data center, oltre che di videosorveglianza e di identificazione automatica. Fujitsu Technology Solution è sicuramente un vendor di riferimento per quanto riguarda la parte server e la parte storage, e quindi direi che è un completamento ideale di questa offerta per i nostri due pillar di storage e di server. Ecco, sempre guardando a questi trend, allora cosa bolle in pentola? Che novità ci racconterete nel corso del 2013? Chi porterete a bordo? Qualche altro nome? Allora, partiamo da quelli che sono appena stati portati a bordo. Allora, in ambito storage, tanto per continuare il filone, abbiamo appena portato a bordo Computer Associates International, quindi siamo da settimana scorsa in grado di distribuire attraverso V-Valley tutte le soluzioni di backup e le soluzioni di storage di Computer Associates. È sicuramente un vendor leader in tal senso. Per quanto riguarda invece il pillar del networking and security, che è un pillar che stiamo guardando molto attentamente e che stiamo cercando di sviluppare sempre di più, abbiamo sicuramente come novità importante l'inserimento delle soluzioni 3 micro a listino, soluzioni che ben si sposano con le soluzioni di virtualizzazione di VMware grazie anche alla loro partnership. E ultimo e non ultimo, sono lieto di comunicare in anteprima, direi, la firma del contratto di distribuzione con Juniper Networks. È sicuramente un vendor leader, è il secondo vendor a livello mondiale in termini di networking e di security, e questa operazione, questo accordo, da una parte ci rende molto orgogliosi e dall'altra parte non è nient'altro che una conferma molto forte della strategia di V-Valley di andare a rafforzare sempre di più il data center in generale e in particolare l'ambito del networking e della security.